Allora, si parte con il campionato, il Corriere titola Affere Grifo, ora tocca a voi, l'Umbria ci crede, dalle ambizioni dichiarate della Ternana a quelle nascoste del Perugia in una Serie B dove tutti vogliono vincere. E allora Grifo con il fuoco dentro alla Barbera, grande pubblico stimolante, la formazione ho le idee molto chiare, ovviamente parla Castori, più il clima è caldo, dice, e meglio giochiamo. L'avversario Luperini non ci sarà, Elia forse, l'assistente Brunori guida l'attacco. Intanto nella prima giornata, oggi il Cagliari a Como, il Pisa riparte da Cittadella, domani il clou è al Penso con la sfida tra Venezia e Genoa. E allora ve lo ricordiamo, alle ore 20:45 questa sera Palermo-Perugia, stadio Renzo Barbera, l'appuntamento da non perdere. Ancora la Ternana, c'è ancora l'Ascoli al Del Duca, l'ultima della passata stagione, domani si ricomincia da lì, storia di un derby molto sentito, dalla salvezza con Liberani agli screzi degli anni 30 del Novecento. Bianconeri senza Dionisi, Bucel capitano, l'ex Gondo pronto a guidare l'attacco. E a Terni l'arrivo di Favilli, rossoverde ufficiale, bomber Donnarumma prolunga fino al 2025. Dunque per la Ternana l'appuntamento, dicevamo, è per la giornata di domani. Ancora Gubbio, doppio colpo al Barbetti, sono attesi Vasquez e Rosaia. È fatta per l'attaccante, il centrocampista classe 93, per Mbakogu altri 10 giorni di stop per l'infortunio alla caviglia, ora servirebbe solo un centravanti per completare la rosa. Intanto domani amichevole contro il Follonica Gavorano dell'ex Bonura. In eccellenza Foligno oggi test contro il Viole e a Città di Castello capitan Calderini felice, dice, di questa responsabilità. Il trofeo Fagioli fa il pieno di grandi eventi, il 24 il Memorial Barbetti al Parco Hotel ai Cappuccini, confermati i premi dedicati a Rampini e Cecilioni. Chiaramente parliamo di automobilismo, dove è tutto pronto per il weekend del 27 e 28 agosto. L'Angelana pesca dal Perugia, ha preso il classe 2004 Paladino, volley di A2 femminile, la 3M scatenata sulla linea verde, presa la 18enne Patasce. Per il calcio giovanile, Madonna del Latte, un gradito ritorno, Signorelli responsabile tecnico. E c'è spazio anche per parlare di basket di C-Gold, Lucky Wind, chi si rivede, riecco cappe di Finauro, raffica di conferme anche la Virtus Assisi con Provvidenza capitano, basket C-Silver, Anastasi, Neo Grifone, primo acquisto per il Perugia di Vispa, e in basso per il volley maschile siamo a Foligno e Otto Rossi Ascensori, doppietta ingaggiati, Scrolla Vezza e Lucarelli. Questo è il Corriere, andiamo alla Nazione. E allora da Perugia Castori, il mio grifo ha il fuoco dentro, campionato al via, oggi il debutto a Palermo. E Corini, il Perugia è forte, al Barbera precedenti amari. Ecco gli orari della biglietteria, 3 giorni di chiusura e poi il botteghino riaprirà sia per gli abbonamenti che per la sfida, la prima sfida interna. Per la Ternana il mercato non è chiuso, intanto si cerca il nome per la mascotte, la vedete in questa foto. Francesco Paladino va all'Angelana, Città di Castello al secondo test stagionale, sfida con la Baldaccio. Gubbio, Vasquez e Rosaglia gli ultimi colpi e poi volley. 2 rientri alla media Umbria Marciano, tornano Veronica Santi e Flavia Volpi. Chiudiamo con il Messaggero, Grifo con il fuoco dentro, stasera complicato esordio a Palermo davanti a 30.000 persone. Castori, il clima avverso ci carica, pronti alla B delle Big, oltre ai soldi per vincere ci sono altre risorse. Lisi a sinistra, staffetta Olivieri di serio, occhio al perugino Brunori. Punta e terzino, il campionato decide il mercato e poi pochi rischi e sogni fino alla fine, il commento di Remo Gasperini. Gubbio altri 2 botti, Rosaia e Vasquez, e poi Fere e Favilli contro Gondo. Arrivano, firmano e si trovano ad esordire contro il loro passato. È il curioso destino che accomuna in questi giorni 2 attaccanti. Mercato si continua sempre a seguire Dimitri Bisoli, il giocatore del Brescia era già obiettivo un anno fa.
Pink Basket, Pier Marini confermata la guida. Abbiamo visto nelle foto che si lavora celermente allo stadio Liberati per avere un manto erboso verde. Sabrina Vannini e Nicola Cos ai mondiali di tiro con l'arco 3D. La buona notizia che chiude la nostra rassegna stampa. Bene, ci fermiamo qui con l'appuntamento informativo. Vi ricordiamo questa sera dalle 19 alle 19.30 l'appuntamento con il TG Cultura. È davvero tutto per questa giornata. L'occasione è buona per augurarvi anche un buon ponte di Ferragosto. Buona giornata.